Gianni è una persona che vive l'amore in un senso, diciamo, dall'altra parte. Un terribile duplice omicidio. Che poi non esiste un dall'altra parte o a doppio senso. Un altro assassino senza identità che svanisce nel nulla. L'amore è sempre a senso unico, vero Gianni? Un'altra ombra su Firenze, l'ennesima. Questa è la storia della tragica morte di Gianni Coli e sua madre Bruna Boldi, massacrati in una fredda notte di dicembre. Siamo a Firenze, precisamente alle porte di Scandicci. È il 10 dicembre del 2010. Da due giorni Roberto Montecchi, un pensionato di 75 anni, non sente sua cognata Bruna e suo figlio Gianni. Preoccupato, decide di recarsi presso la loro abitazione, situata in via Baccio da Montelupo, al civico 140. Signor Montecchi suona ripetutamente il campanello, ma non riceve risposta. È però in possesso delle chiavi dell'appartamento. Sale allora al terzo piano della palazzina e apre l'abitazione della cognata. Quello che si trova davanti sono i due corpi senza vita di Gianni, 55 anni, e di Bruno, 84, riversi sul pavimento della camera da letto, massacrati da una raffica di coltellate. L'appartamento appare in ordine, anche gli oggetti di valore sono perfettamente sistemati al loro posto, circostanza che fa escludere da subito l'ipotesi della rapina. Ma mancano all'appello due elementi fondamentali, il cellulare di Gianni e l'agenda, dove sono segnati tutti i suoi contatti principali. Siamo arrivati sulla scena del crimine per la presenza di due cadaveri rinvenuti in questo appartamento al terzo piano. Quando siamo entrati dentro l'appartamento abbiamo visto che era un appartamento abbastanza angusto e dall'ingresso dava in un corridoio stretto con delle stanze lungo questo corridoio, la prima delle quali era la camera da letto del Coli, dove giacevano supini tra il letto e la porta, l'uno accanto all'altro, il Coli e la madre. La madre tra il letto e il Coli tra la madre e la porta. Lui indossa solo gli slip e una canottiera alzata fino sopra le ascelle. Lei indossa una vestaglia da notte ed è scoperta sulla pancia. Non è detto però che la posizione in cui sono stati ritrovati fosse quella in cui sono stati ritrovati dal parente, perché è intervenuto il 118 e come al solito il 118 cioè, fa le prime manovre di constatazione del decesso e quindi probabilmente
potrebbe darsi anche che la madre fosse inclinata su un fianco, oppure che la posizione fosse la stessa. E chiaramente il sangue che era sotto i due cadaveri ci ha indirizzato a verificare se e quante fossero eventualmente le ferite, di che genere fossero. E subito ci siamo indirizzati verso delle lesioni d'arma da taglio multiple, sia sul Coli che sulla madre, sulla Boldi. A questo punto della storia è lecito farsi due domande. La prima, chi era Gianni Coli? La seconda, perché lui e sua madre sono stati brutalmente uccisi? Gianni Coli, detto Bubi, 55 anni, e Bruna Boldi, 84, madre e figlio. Erano due parrucchieri, cioè lui era conosciuto, aveva un negozio di parrucchieri, lei era una vecchia parrucchiera di Firenze, molto, molto conosciuta. Molto conosciuti nel quartiere via Baccio da Montelupo stavano, quindi zona legnaia. Ma lui era molto conosciuto a Firenze perché era, come dire, un signore estroverso, ecco. Persone tutto sommato normali, cioè tipici fiorentini da questo punto di vista. L'autopsia realizzata sui cadaveri rivela che i colpi inflitti alle vittime sono molti di più di quelli evidenziati durante il primo sopralluogo. Ci dà anche altre informazioni sull'arma del delitto, arma che non verrà mai ritrovata. L'omicida l'avrebbe avuta con sé prima di recarsi dalle vittime, segno evidente che nella mente dell'assassino era già tutto premeditato. Per la cronologia delle lesioni, che poi sono risultate circa 40 sul corpo del Coli, variamente distribuite, e circa 20 sul corpo della madre, mi sono avvalso di un collaboratore che ha fatto degli studi di immunoistochimica sulla datazione delle lesioni. Sono stati fatti dei prelievi sui margini della ferita e questi margini delle ferite danno delle risposte circa la datazione. Quindi, per il Coli sicuramente si è trattato di un interessamento prevalente alla regione cervicale e alla regione anteriore della torace, quasi il 50% delle lesioni. Le lesioni sono variamente distribuite all'addome e agli arti superiori, con lesioni sia da tentativo di afferramento della lama che da tentativo di schivamento. Ultime lesioni si sono rinvenute sulla superficie posteriore del corpo, in regione toracica superiore a livello scapolare, e questo ci dà la lettura di un soggetto, il Coli, che viene affrontato frontalmente dall'aggressore e che a fine delle multiple lesioni da taglio subite tende a girarsi come a dare le spalle all'aggressore e l'aggressore lo finisce con le ultime coltellate. Sono lesioni che hanno le caratteristiche di un strumento tagliente da punta e taglio, come dicevo, con un margine acuto dove c'è la codetta di uscita, cioè del margine affilato della lama, e un angolo smusso, un angolo ottuso, che corrisponde alla costa della lama. Quindi non è un bitagliente, ma è un monotagliente. Lo spessore della lama ha una dimensione di 2,5 cm e la lunghezza non inferiore a 10 cm. Si può escludere l'utilizzo di un coltello presente in cucina, perché ecco, dal sopralluogo non c'era mancanza di un coltello normalmente utilizzato.
Secondo la ricostruzione realizzata dagli inquirenti, quando l'assassino ha fatto irruzione all'interno dell'appartamento, probabilmente la signora Boldi si trovava già in camera, pronta per andare a dormire. Dunque il killer ha sferrato il suo primo colpo verso Gianni, sorprendendolo alle spalle. Gianni è riuscito a voltarsi per pochi attimi in cerca di difesa, ma l'assassino, approfittando del vantaggio, ha continuato ad infierire su di lui, sferrando nuovamente colpi alla gola, al cuore e all'addome. Stando sempre alla ricostruzione, una volta udite le grida del figlio, la signora Boldi sarebbe così uscita dalla camera da letto. Ed è lì che l'assassino si sarebbe scagliato anche contro di lei, colpendola direttamente alla gola. Lui aveva un slip con, come si dice, con la camiciola tirata su e provava a tamponare la madre, che aveva una coltellata all'altezza del collo, nel tentativo estremo di salvarla. C'è anche un ultimo dettaglio. Secondo gli inquirenti, probabilmente, dopo aver compiuto il terribile massacro, l'assassino avrebbe realizzato un'ispezione all'interno dell'appartamento per assicurarsi che nessuno fosse ancora presente all'interno della casa. Ed è proprio lì che avrebbe lasciato alcune tracce di sé impresse per terra, prima di svanire nel nulla. La seconda domanda posta dal magistrato era quella di stabilire l'orario della cronologia della morte. Anche su questo si è dovuto fare uno studio particolare sui fenomeni cadaverici, intrecciando gli stessi e dando un valore sulla cronologia dei fenomeni cadaverici, e quindi unitamente allo studio del svuotamento gastrico, perché il coli aveva un contenuto gastrico di circa 350 cc di alimento ancora non digerito, mentre la madre aveva già svuotato lo stomaco, e quindi c'è da pensare che ci siano stati dei pasti consumati in orari diversi. Dalla comparazione tra i fenomeni cadaverici e il consumo del pasto, l'orario della morte può essere stabilita con approssimazione nella tardissima serata dell'8 o nelle primissime ore del 9, quindi a cavallo tra l'8 e il 9 di dicembre del 2010. Un particolare importante: sotto le unghie di Gianni sono stati rinvenuti piccoli frammenti di pelle. La vittima, nel tentativo di difendersi, ha graffiato il suo assassino. Da quelle cellule di epidermide, i tecnici della scientifica arrivano ad isolare un DNA. Ciò che non riusciranno mai ad individuare sarà un soggetto con cui poterlo comparare. La mobile fece un lavoro sui tabulati telefonici di Bubi, trovò un sacco di utenze telefoniche, le sviluppò ma non portarono a nulla, e come dire, ci fu un lavoro immenso della polizia scientifica su eventuali tracce di DNA. E ce ne sono, il problema è che manca la comparazione, cioè non hanno mai trovato un'altra traccia che corrispondesse, diciamo, alla traccia del presunto assassino, e neppure hanno avuto spunti in realtà dai corvi, cioè dalle lettere anonime che gli sono arrivate. Facciamo un passo indietro, andiamo al 19 novembre. Una ventina di giorni prima del delitto, Gianni era stato ospite di una trasmissione radiofonica in onda su Radio Studio 54. Gianni è una persona che vive l'amore in un senso, diciamo, dall'altra parte, possiamo dire che poi non esiste un dall'altra parte o a doppio senso. L'amore è sempre a senso unico, vero Gianni? Certo. Pensi sia così? L'amore è amore. L'amore è amore. È vero. L'amore è amore, Gianni è un omosessuale.
Durante il programma l'uomo parla di sé e della sua vita e lo fa con spontaneità e senza pudori, rivelando che tra le sue amicizie ci sono personaggi molto noti in città. Ma non pensi mai che una mamma possa rovinare il figlio? Tua mamma ha qualche... Bisogna vedere se il figlio si fa rovinare, tutto lì il discorso. Tu sei uno che non ha... No, non voglio farmi rovinare da nessuno. Infatti sei una persona molto sensibile, secondo me, lo sei? Sì, molto troppo, io direi. Però io prego molto e c'ho anche un padre spirituale. Cioè? Cioè un prete, un padre esorcista che mi ha aiutato molto in certi momenti della mia vita. Ho avuto fortuna di avere la prima relazione con un uomo più grande di me, sì, un mio professore, quindi insomma il ruolo, capisci? Certo. Cioè il ruolo che lui aveva, sentire anche un protetto importante. Ero io che facevo la parte maschile, capito? Ah, eri sempre te che facevi perché la parte maschile. Questo accadeva quasi 40 anni fa, non è più come ora dice. E infatti che gli omosessuali, io sono poliedrico. Gli uomini della squadra mobile acquisiscono le registrazioni dell'intervista, compresi fuori onda, dove il parrucchiere si lascia andare ad ulteriori confidenze con le conduttrici, specificando nomi e cognomi dei personaggi fiorentini a lui molto vicini. Ma le conduttrici rivelano anche qualcos'altro. Quel giorno, infatti, Gianni avrebbe confidato loro che per quella sera aveva organizzato un appuntamento al buio. L'uomo dell'appuntamento sarebbe poi arrivato da lì a poco. Si trattava di un uomo sulla quarantina, alto circa 1,70 m, brizzolato e vestito completamente di nero. 3 settimane più tardi Gianni verrà ucciso. Giorni prima aveva partecipato a una trasmissione radio in cui aveva detto di aver organizzato un incontro al buio. Poi era stato portato a casa, riaccompagnato da questa amica alla sua abitazione. L'amica poi aveva riferito alla polizia, alla squadra mobile che si occupò del caso e che si occupa tuttora del caso, di aver notato un furgone. A questo punto la domanda sorge spontanea. Potrebbe esistere una correlazione tra il misterioso uomo dell'appuntamento e il suo assassino? Movente. Chiaramente anche durante il breve colloquio che abbiamo avuto sia sul posto durante le fasi di sopralluogo che successivamente in procura e poi come è stato visto anche pubblicato dai giornali, il Coli era un soggetto che non nascondeva la sua omosessualità e quindi verosimilmente anche per come fu trovato vestito di una canottiera senza maniche tirata su con disegni floreali impressi nel tessuto e un tanga trasparente tra l'altro, con accanto l'accappatoio dismesso a terra, mi ricordo, sul pavimento nei pressi della madre, è probabile che quantomeno si accingesse a un rapporto sessuale con l'eventuale aggressore. Tra l'altro durante il sopralluogo, nello spostamento del cadavere del Coli, sì, abbiamo rinvenuto sotto al corpo del Coli addirittura un fallo in plastica rivestito da un profilattico. Quindi ecco, questo stava ancor più a testimoniare che si fosse in procinto di consumare un rapporto sessuale. Si arrivò alla pista, diciamo, del delitto passionale di natura omosessuale scartando una serie di piste, cioè la prima non risultavano minacce, non risultavano precedenti che lo coinvolgessero e potessero comunque indirizzare verso altri sospetti. Non c'era nessun tipo di tentativo di estorsione. Quello fu e resta tuttora l'ipotesi privilegiata.
cosa ha scatenato nell'aggressore questa furia omicida? E probabilmente, come è stato ipotizzato allora, un delirio magari di gelosia, che sia nato come un delitto passionale, oppure come fu ipotizzato anche di un soggetto che, siccome il Coli non nascondeva le sue plurime amicizie, nonostante avesse una relazione fissa, ci fosse anche il caso di un soggetto che sia rimasto infettato dal Coli, cioè perché il Coli aveva delle problematiche di natura infettiva, e per cui ci può essere anche questo tipo di vendetta omicida. Le notizie circostanziali, il fatto che, come dicevo prima, il Coli si circondava di amicizie nel mondo omosessuale, e il fatto che c'è stata una furia omicidia nel portare questi colpi d'arma da taglio in maniera plurima, in maniera ravvicinata, in maniera discontrollata, diciamo, è più probabile che sia stata la mano di un uomo che non di una donna. Ecco. La comunità fiorentina, come sempre accade, reagì con sbigottimento da un lato e con la richiesta di ricerca della verità. Ripeto, lui era una persona molto conosciuta, quindi ci fu, come dire, anche un movimento, se vuoi, di persone che presero a cuore quello che oggi rimane un duplice omicidio irrisolto, l'unico, per la verità, l'unico duplice omicidio irrisolto della squadra mobile di Firenze. Dopo un anno e mezzo di indagini, nell'estate del 2012, il sostituto procuratore chiede ed ottiene l'archiviazione del caso. Nessuna pista a portata di un colpevole. Così, il duplice omicidio di Gianni Coli e Bruna Boldi rimane un altro mistero irrisolto. Un'altra ombra nel cuore di Firenze, un altro enigma indecifrabile. Vorrei sapere, i tuoi genitori come hanno preso la tua condizione? Il mio babbo non ha saputo mai, niente. Evidentemente, la mia mamma bene. Quindi sei stato fortunato? Direi di sì.